sono stato adottato dagli inglesi quando sono venuto qui, perché poi quando ho iniziato la televisione avevo, ecco, 21 anni fa. Se ci sono tutte queste persone che sono andati fuori all'estero per motivi, ognuno per un motivo suo, che comunque hanno costruito qualcosa, ma perché non invogliamo queste persone a ritornare? Mia moglie è la passione numero uno, poi te lo dico nel pub quando ci vediamo per la birra. Sì. Passione numero due. E cucinare. Live, ed eccoci qui con Gino. Gino, come stai? Io Benissimo, caro, come stai? tutto bene, bene, bene. Dove ti trovi in questo Fantastico. momento? Allora, in questo momento io sono in Hertfordshire, nord di Londra. Sì, sono a casa perché io vivo in Hertfordshire, fuori Londra, la parte nord. Allora, sei Sì. famosissimo in Inghilterra, gli inglesi ti amano alla follia. Io vivo anch'io in Inghilterra, tra l'Inghilterra e l'Italia, e quindi sento parlare di te Sì, perché tu assolutamente. vivi a Brighton. Io vivo a Brighton, Sì, assolutamente, sì. bella Brighton, bella, Molto, bella. molto bellina. E gli inglesi ti amano alla follia, a parte il fatto che dicono che sei divertentissimo. Finalmente porti un po' di buon umore nella televisione inglese. Ma diciamo che sono stato adottato dagli inglesi quando sono venuto qui, perché poi quando ho iniziato la televisione avevo, ecco, 21 anni fa, avevo 40, 24 anni quando ho iniziato il mio primo programma televisivo. E mi hanno adottato dal primo giorno come se fossi un figlio loro, quindi gli sono sempre stato simpatico. Oh, when you twiddle, is there an Italian word? Forchettare. Forchettare. There you go. Glad you asked that. Forchettare. Sua moglie è inglese. Mia moglie è mezza inglese e mezza italiana. Ah, Sì, dai. la parte di sopra è italiana, la parte di sotto è tutta inglese. Poi un giorno ti spiegherò quando siamo io e te da soli in un Non ho pub osato chiedere, come hai potuto notare, non ho osato chiedere adesso. Ti No, chiederò ma non, poi con ma non nel calma. tuo show, non sarebbe il caso. Ma un giorno io e te nel pub a Brighton, poi ti Sì, spiego la differenza. ma volentierissimo, guardi, molto molto volentieri. Ma tu invece lì in Inghilterra, come lo stai vivendo questo grande successo televisivo? Perché tra l'altro non ti ho visto soltanto condurre programmi in cui si parla di cibo, ma anche dei quiz veri e propri. Sì, io presento, sono 4-5 anni che sono il presentatore di uno show molto vecchio qui in Inghilterra. Sono 20 anni che lo. No, di più che 20 anni, sono 30 anni che fanno questo show. Si chiama Family Fortune, Sì. quindi è un quiz. E mi chiamarono 4-5 anni fa. Io pensavo che era uno scherzo, che ho detto: ma sì, questo accento che ho, mi devo mettere a fare le domande e le risposte, ma come, quando me ne usciamo da qua? No, loro dissero: vai Gino, vai, non ti preoccupare, va, fallo tu lo show. Mello dietro a me, e mo lo sto facendo tutti gli anni. Ma io vivo un successo in maniera molto diversa dagli altri, perché pensa che io comunque vivo un sogno che non è il mio. Io fare televisione, cioè, non mi è mai interessato. Preferisco stare nel ristorante a cucinare. Mi piace scrivere libri di cucina, ma. Fare televisione non è stata mai una cosa che ho voluto fare da quando ero piccolo, mai un sogno mio. Quindi in realtà sto vivendo il sogno di qualcun altro. L'hai Questa è inventato. l'unica maniera per spiegarlo. E continua a farlo perché ci fai divertire tantissimo. Io quando torno in Inghilterra e sto in Inghilterra e ti seguo in televisione, sappi che io mi diverto tantissimo e sei fantastico, Grazie. bravissimo anche a condurre i quiz. Ti devo dire la verità, sei Ah, stato un grande grazie. pilota Quello, di quiz. quello è un complimento che lo prendo volentieri, perché è una cosa che per me è ancora più difficile. Tu non sei nato con questa passione di fare televisione, con No. questo sogno, però sei nato con la passione, quello della cucina, di cucinare. Sì, da piccolo, ma secondo me c'avevo 9, 10 anni, 11 anni. Mi ricordo una volta vidi mio nonno, Giovanni, il padre di mia madre, che stava preparando gli gnocchi. Noi la domenica andavamo lì a mangiare, eravamo sempre una ventina di noi ed era mezzogiorno e non vedevo niente pronto. Facevo: ma si mangia oggi o non si mangia? Poi all'improvviso vedo sto nonno che piglia patate, schiaccia farina, uova, sale, pepe. Io non ero appassionatissimo del pepe, metteva pepe dappertutto. Comunque, un po' di pomodoro. Comunque, questo dopo un'oretta se ne uscì con questo piatto di gnocchi che era una cosa fantastica. Poi
in quel momento me lo ricordo come se fosse ieri. Disse, ma guarda, come è come una, io lo vedevo come un artista, come se uno prende una cosa e si mette a fare un quadro, no? Certo. Disse, ma guarda che cosa bella sto fatto della cucina. Poi tutti contenti, tutti che gli facevano complimenti, sai? Disse, ma mi sa che mi metto mo pure io a fare il cuoco. Mia moglie è anche una buona cuoca. Ah, quindi sei stato fortunato a trovare una donna, ami una donna che in realtà condivide anche la tua stessa passione e quindi la supporta. Sì, sì, mia moglie è la passione numero uno, poi te lo dico nel pub quando ci vediamo per la birra. Sì. Passione numero due è cucinare. Ok. Insomma, in questo pub, se vuoi sapere tutto, io non posso dirlo qui davanti a tutti. No, lasciamo cose che mi devi dire nel pub. Quelle sono cose che poi ci io e te. Ascolta, passiamo invece ai tuoi progetti, quelli lì qui in Italia. Io so che tu hai dei progetti che ci stai lavorando, sia televisivi ma anche non televisivi. Allora, quelli non televisivi, per la prima volta in da 26 anni che sono qui, ho deciso di aprire un ristorante in Italia. E ho deciso di aprirlo a Milano. Per ora, ritornando un attimo indietro alla burocrazia italiana, questo progetto è iniziato nel 2020, ok? Siamo nel 2022 e ancora non ci sono tutte le carte pronte per iniziare a fare i lavori. Nel frattempo che stiamo facendo le carte per fare i lavori a Milano, ho aperto 4 nuovi ristoranti in Inghilterra. È incredibile. Uno a Liverpool, uno l'ho aperto a Manchester, uno l'ho aperto a Newcastle e uno l'ho aperto a Old Liege, ok? Mm. E ancora non riesco ad aprire quello in Italia. Vabbè, comunque si aprirà e ora abbiamo il progetto per aprirlo febbraio-marzo, c'è più o meno questa stagione, va in primavera del 2023. Questo sarà il primo, ma non l'ultimo qui in Italia. Non l'ultimo in Italia, magari ci vorrà qualche mesetto in più, però io persisto, cioè io non mollo, ragazzi. Ti prego, Fabio, perché abbiamo bisogno di persone come te che ritornano in Italia, italiani come te. Guarda che hai detto una cosa bellissima, che io lo dico, sono 10 anni che lo sto dicendo. Cioè, se ci sono tutte queste persone che sono andate fuori all'estero per motivi, ognuno per un motivo suo, che comunque hanno costruito qualcosa, ma perché non invogliamo queste persone a ritornare non solo ad investire soldi in Italia, ma anche a darci delle idee nuove? Poi programmi televisivi ne abbiamo due in progetto che stiamo scrivendo e stiamo proponendo in giro. Ora c'è una persona che voglio conoscere in Italia, che mi è sempre affascinato come donna, come businesswoman. Io devo conoscere la De Filippi. Ah! E io non so perché, ma mi sono fissato negli ultimi 5-6 anni che devo conoscere la De Filippi, perché secondo me quello che lei fa per la televisione italiana è importantissimo, perché comunque si lancia a fare dei programmi che secondo me senza lei non l'Italia non li avrebbe, non si sarebbero fatti. Ma mi interessa proprio come persona, come pensa, come lavora, e mi interesserebbe un giorno conoscerla per fare qualche programma con lei, perché secondo me sarebbe interessante. Allora, abbiamo parlato di tutti i tuoi nuovi progetti, abbiamo parlato di questa nuova apertura che ci sarà a brevissimo qui a Milano e che comunque noi verremo a vedere assolutamente. Promesso. Promessissimo. E abbiamo parlato di tutto, della famiglia e di tutto. C'è qualcos'altro che a te piacerebbe aggiungere in questa intervista? Sì, c'è una cosa che vorrei dire, che mi piacerebbe dire, dobbiamo imparare a sorridere di più. Ti ringrazio, grazie mille. Grazie, allora. E ti mando un bacione grandissimo e un bacione a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Anche a te, incontriamoci, anche casomai in Inghilterra, quando sarò in Inghilterra, incontriamoci. Ti devo dire i segreti di mia moglie, ti ho detto, no, a Brighton. Sì, assolutamente, allora, me li devi raccontare tutti, ma solo tutti. Però al pub, non qui in diretta. No, solo al pub. Ok, grazie mille, ciao. Ciao ragazzi, un bacione a tutti, ciao. E grazie mille anche a voi per averci seguito e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo ospite. Take care.